Vittorio, buongiorno. Buongiorno, oggi il tormentone sarà il caldo, mi dicono che sarà una bella bestia, quindi. Oggi e anche i prossimi giorni, perché c'è anche l'allerta della protezione civile, quindi insomma, Addirittura. Scipione, si chiama Scipione, sì, si chiama Scipione. Comunque, caldo anche in politica, perché sabato pomeriggio Beppe Grillo, dal palco di una manifestazione a Roma, aveva scatenato le polemiche politiche con un invito. Ha detto: fate le brigate di cittadinanza, mettetevi il passamontagna e di notte, senza farvi vedere, fate i lavoretti, sistemate i marciapiedi, reagite, pulite le strade, eccetera. Ovviamente cioè, tutti sono andati contro Grillo, perché la parola brigate, insomma, ricorda un periodo non proprio felice della nostra storia. Conte ha detto che sono state strumentalizzate le sue parole, perché dice: il paradosso evocato da Grillo è che se oggi vuoi pulire un parco devi farlo clandestinamente. Tu come la vedi? Bah, che la politica, questo genere di politica, a me piace sempre meno, insomma, o meglio, non mi è mai piaciuta, perché si gioca sulle parole, si gioca sulla propaganda, si gioca sull'interesse, si gioca soprattutto sulla pelle della gente, nel senso che le posizioni politiche ormai non sono posizioni politiche che nascono da convinzioni legate a determinati obiettivi che devi perseguire. Sono convinzioni politiche che fanno parte del gioco delle parti. È un teatrino che va avanti da tempo, da troppi anni, in cui nasci con un intento, sviluppi un determinato concetto, poi passi dall'altro, capovolgi la situazione e poi i temi non si concentrano mai su temi concreti. Cioè i problemi veri non si affrontano, vengono fuori polemiche di questo tipo a coprire quasi quelli che sono i problemi che ogni giorno la gente affronta. Quindi c'è una lontananza rispetto a quelli che sono i problemi di ogni giorno quando ti svegli la mattina che ti porta veramente per quanto mi riguarda, a non guardare quello come cinema. Preferisco il cinema che viene dichiarato tale, non quello che invece viene fatto dicendo che si fa politica. Triste, mi rattrista questo perché poi sono i protagonisti, sono quelli che andavano contro anche un paio d'anni fa, cioè se vai a vedere ora si amano, prima si odiavano, sembrano i ladri di Pisa che collaborano di notte e poi si combattono di giorno. Insomma, mi tengo lontano da certe cose perché ormai non ne conosco più, veramente non ne riconosco più il valore. La politica, per quanto mi riguarda, deve essere fatta quella che posso controllare, deve essere fatta a livello locale, a livello vicino, e deve essere la politica atta non a seguire dei partiti, ma la politica atta a risolvere dei problemi concreti che ci riguardano. Sono sempre più lontano anche da quelli che sono i partiti, gli schieramenti, perché poi anche a livello locale molte volte ci si combatte non sulla base di pensieri veramente diversi, mirati all'efficacia, ma sulla base anche di quello che, ripeto, è il gioco delle parti. Allora, cambiamo argomento, perché voglio poi arrivare a Gianni Rivera, e ti spiego perché. Intanto Ranieri ha vinto il premio Gentilezza per quel suo gesto rivolto ai tifosi del Cagliari che stavano gridando Serie B al Bari, no? Quindi insomma il premio Gentilezza. E Rivera ha detto, sempre sulla partita Cagliari-Bari, che il Bari doveva giocare una partita normale, ha concesso a Cagliari troppi spazi. E sempre per quanto riguarda Gianni Rivera, a sorpresa dice: sono pronto a prendere il Bari e ad allenare a 80 anni. Secondo te è in grado ancora di farlo? Non l'ha mai fatto. Io ricordi, l'allenatore non l'ha mai fatto, quindi non capisco quest'idea da cosa nasca. Probabilmente è un desiderio senile. No, non credo che possa essere in grado di poter fare una cosa di questo tipo. Acquistarlo magari non so, può darsi che abbia le risorse o guidarlo dal punto di vista amministrativo, può darsi che abbia ancora questa capacità politica che ha mostrato negli anni, perché anche lui politicamente si era schierato, era riuscito a farsi eleggere, ha avuto anche delle cariche, chiaramente legate soprattutto alla risonanza del nome che gli hanno permesso di poter avere i voti.
era già un tipo di candidato di propaganda allora, perché poi dal punto di vista della concretezza torniamo sempre al solito discorso, non mi pare di ricordare nessuna riforma Rivera, nessun provvedimento Rivera che abbia cambiato la sorte degli italiani. In questo caso, ripeto, forse anche un pizzico di desiderio di tornare sotto le luci dopo essere stato al buio per tanto tempo, capita soprattutto a chi ha vissuto dei grandi successi. Sembra che ti abbia sentito e ti abbia risposto Rivera, perché ha detto chi pensa che io non sappia fare l'allenatore, ricordo che io l'esperienza ce l'ho perché ho sempre fatto il mister in campo. Bravo, bravo. ma infatti è giusto, è giusto. C'è l'università della terza età, ci potrebbe essere anche il Lecce della terza età. Magari vince il campionato. No, il Bari, scusate. No, ripeto, grande rispetto per quello che pensa, però secondo me, ecco, anche questo è un motivo di colore più che qualcosa che si può realizzare. Sono di quelle sparate che ti fanno parlare, ti fanno fare i gossip. Ecco, come si fa molte volte in politica quando utilizzi il termine sbagliato. Allora, tu il casumarsu l'hai mai mangiato? Sì, certo, certo, assolutamente sì. Ebbene, sappi che è il formaggio più pericoloso al mondo. Sì, in effetti mi ha tramortito. Quando... In effetti, a favore proprio del casumarsu si schierano in molti, a partire dal docente di microbiologia agroalimentare alla facoltà di veterinaria dell'Università di Sassari, Antonio Farris, che dice, certo, le qualità benefiche del formaggio marcio non sono dimostrabili, così come quelle nocive. Tra l'altro le larve presenti nel caso marzo muoiono proprio a causa dei succhi gastrici dello stomaco umano, e quindi c'è chi lo difende. Fatto sta che è fuori legge, comunque non si può vendere, per cui... Sì, è fuori legge, questo senza dubbio, ne va fatto un uso equilibrato, perché chiaramente non è che ti puoi mangiare tre fette di caso marzo una dietro l'altra, non è proprio il caso, e quindi cioè, secondo me molte volte si perde la dimensione, cioè è una crema che va mangiata con parsimonia, anche perché poi il nostro corpo ha i suoi sistemi di allarme, e quindi se per caso ne mangi più del tanto comincia a suonare l'allarme e ti dice che stai esagerando. È una questione di gusti, effettivamente è un po' macabro a vederlo e a pensarci. Però, insomma, si parlava recentemente del fatto che ci volessero far mangiare gli insetti, e non capisco perché poi alla fine non dobbiamo mangiare le larve del formaggio. Considerato che poi nel caso del formaggio, la sua fermentazione, ma anche molte volte il suo inacidirsi, è una forma di lavorazione, perché anche lo yogurt di fatto è un'evoluzione negativa del latte, eppure esatto, ha il suo successo. Quindi ripeto, nel caso marzo va mangiato con discrezione, per chi lo vuole assaggiare. Non è certo un formaggio che puoi consumare fino a quando sei bambino a grandi quantità, questo chiaramente è un capriccio, un vizio, diciamo che è una trasgressione, ma non credo che possa incidere negativamente più di quanto incidano tante altre cose, soprattutto di carattere chimico, che noi ingeriamo e non sappiamo neanche che lo stiamo facendo. Esatto. Per chiudere velocemente, l'Italia ha vinto la finalina per il terzo posto contro l'Olanda 3-2. Hanno fatto discutere un po' le parole dopo la partita con la Spagna di Donnarumma, anche se lui dice no, mi avete frainteso, e non volevo dire quello. Insomma, Donnarumma ha detto non ci divertiamo più. Quindi è il caso che alcuni appunto vorrebbero che Mancini lasciasse. Tu cosa come la vedi? Che non è facile dirigere la nazionale. Mancini sta facendo un lavoro, a mio giudizio, anche intelligente per molti aspetti, perché sta cercando di scuotere l'Italia in merito a quella che è la valorizzazione dei giovani. È l'unico che si fa avanti nel portare fuori anche dei nomi che sono sconosciuti, fanno parte addirittura dei campionati Serie B, è proprio lui. Quindi da questo punto di vista dobbiamo riconoscere a Mancini che effettivamente sta riuscendo a fare delle cose che danno
cercano di valorizzare il sottobosco di un fenomeno calcistico italiano che non è certo all'apice del rendimento. Malgrado questo, qualcuno gli vorrebbe addebitare la povertà, la carenza che esiste. La povertà e la carenza che esiste da parte di chi gestisce il calcio, per come è gestito il calcio, per come vengono ancora gestiti, soprattutto i giovani non vengono valorizzati adeguatamente, come non ci sia spazio per loro. Quindi io credo che sia un falso problema quello di Mancini. Chiunque andrà al suo posto non troverà certo la possibilità di poter utilizzare calciatori di altissimo livello, perché i calciatori sono quelli, e ripeto, il merito di Mancini secondo me è quello di aver anche battezzato calciatori che se lui non avesse chiamato in nazionale nessuno avrebbe scoperto. Va bene, anche oggi parole al massimo con Vittorio Sanna è andata, l'appuntamento per domani martedì 20 giugno, sempre alle 7:47, a questo punto perché ormai quello è l'orario. Grazie Vittorio, buona giornata. Anche a te Massimo, buona giornata a tutti. Ciao, grazie, ciao.